Ma buongiorno, salve, come un saluto, come sempre, a YouTube del futuro ed un saluto a Twitch ora. Ed un saluto a Twitch, e beh, sì, vabbè, un saluto a Twitch di nuovo, yes, e un saluto a Chris che sto vedendo distrutto, pacca sulla spalla, si sta autopaccando sulla spalla, Chris è devastato in questo caso, e si continua con l'Evil Saga. Con Veronica, io mi auguro a questo punto che oggi possa essere, non lo so, l'ultimo episodio. Ma no, ma dico mi auguro perché onestamente, signori, non me ne voglia con Veronica, ma è veramente difficile da streamare. Ma non solo per questioni tecniche, perché diciamo che non dando nemmeno grandi settaggi a livello audio, è complesso, mettiamola così. Quindi spero effettivamente che oggi possa un attimo trattarsi della... Aia, porca mignotta, prima si è chiuso tutto, che bellezza. Un attimino che ho distrutto la postazione. Allora, dove stava? Chris intanto lo vedo preoccupatissimo. Allora, la speranza mia, io ricordo che effettivamente questa potrebbe essere l'ultima parte, perché il gioco viene finito con Chris in quello che era la base antartica, in questo caso, almeno dai miei frammenti di ricordi, dai miei ricordi frammentati, questo c'era. Poi è da vedere. Ecco, è un po' da vedere il discorso, però la speranza è che si possa veramente chiudere questa disgrazia oggi. Sarebbe anche l'ora. E... Biribibi, che abbiamo qua? Non ricordo poco e nulla. Salve. Ecco qua, giustamente. E ti sembra? Chris? Giusto così. Houston così. Oh. Che gioco maledetto. È vivo? E Chris, te mozzichi il piede? No? Ok. Non è che però a colpi si è messo infatti benissimo, quindi... Caution, che meraviglia. Però ancora un morsetto mi sa che lo posso prendere in ogni caso, volendo. Però becchiamolo. È andato? No. Ok. Ok, tutto questo per... Per la Duraluminium Case, d'accordo. C'è qualcos'altro? Ah, vabbè, colpi di pompa. Ci sta, ci stanno. E via. Sono preoccupato, sono terrorizzato, non preoccupato. Allora, vediamo. Ad esempio, se io vado di qua, no? L'altro lato è quello dove normalmente è tutto la stanza gassosa, la stanza velenosa. Mi sa che mi devo curare comunque. Ho questa piccola sensation, perché una risky situation in questo momento. Che abbiamo qua? Si è ghiacciato tutto intanto. E se vado qua? Prima di andare nella zona ghiacciosa. C'è una sega. Bene. Bene, bene, bene. Meraviglia. Ra-ra-ra.
questi, non è che la raccontano giustissima, eh? Sti ragazzacci. Manovella? Yes, a quanto pare. Octavel Vendel, yes, prendila. Via. No, che sta cazzo. Ecco. Shit. Chris? No, ma me la squaglio proprio. Ma non esiste. Cioè, non... No! Che cos'è? Che cosa mi ha tirato? Che è quella schifezza? Allora, un attimo, perché qua mi sa che finisce malissimo. Ma vaffanculo! Ancora. Ma che è? Ma poi cosa l'ha sputato? Lo zombie? Me l'ha tirato addosso, me l'ha stracagnato addosso. Che senso? È scomparso, tutto a posto. Va bene. Abbiamo recuperato la valve handle, ok. La manovella, quella ottagonale. Bella roba, va bene. E tutto questo, quindi... Dopo aver recuperato la Velvet Landl, intanto cerchiamo di capire se di qua effettivamente. Oh, ma signore santissimo, non è possibile! No, ma come Stately Sealed? Mi hanno preso per il culo! Ma non è possibile! Chris! Ma che cos'è sta roba? Ma in che senso? Ma perché mi sboccano addosso sta roba? Che cos'è? No, 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 no. Un attimino. Finisce malissimo oggi. Prevedo. Merda, ma tra l'altro solo. Mi porto questo. Allora, questa fermati, Chris. Andiamo con calma. Questa mettiamola dentro perché a quanto pare noi possiamo fare ben poco. La situazione sembra già brutti. Te pare. La situazione sembra già bruttina, Chris? Ok. Ok, io proverei a tornare nella zona ghiacciosa, ghiacciante, del ghiaccius, che era qui, perché forse c'era un'altra porta? Normalmente è non raggiungibile perché, vediamo se i miei ragionamenti sono corretti, questa no, va bene. Questa. Quello è un fottuto ragno gigante? Quello è un fottuto ragno gigante? Non penso di aver capito, quello è un fottutissimo ragno gigante? Che cosa? No! What sta minchia? Chris. Ma ci becca in pieno così? Ma porca merda. Anche se magari... Oh cazzo. No, ste robe non cominciamo con gli Hunter che veramente finisce in tragedia, serio. Potresti morire più o meno. Ok. E adesso. Qua che abbiamo? Che cos'è? Che cos'è questa zona?
c'è qualcosa attraverso. Oltre lo specchio, attraverso. Qua si sale, perché si sale? Porta dove? C'è una piccola square hollow, ok, c'è un piccolo quadrato, buco quadrato, c'è una nota. Puoi drenare l'acqua sotto le secondo, le secondo, sotto le seguenti condizioni. 1. Pulendo la tanica. 2. Cambiando l'acqua. Ok, potrebbe essere utile come discorso, anche se per ora mi sembra un po'. La manovella che abbiamo è ottagonale, non è square, quindi ci attacchiamo allo square in questo caso. Però quest'altra dove porta? Scendo? Scendo. Sono terrorizzato. Code Veronica mi terrorizza. Ok. Dove siamo? Dove c'era l'incendio? Sì. Luca, buongiorno, buongiorno, buongiorno. It's tightly shut, mignotta ladra. Buongiorno. Come andiamo oggi? Come sta procedendo? E qua va maluccio. Qua è andata in merda. Aiuto. Ai ai ai. Dicevo prima, per me è osceno streamare con Veronica. È osceno. Per quanto, siccome è il port maledetto, e diciamo che anche a livello di settings non ha tutto sta grande, tutto sto granché, po' complesso, ecco, chiamola così. Allora, ecco, cominciamo con le telecamerine della minchia, bene, via. Ok. Il protagonista è venuto bene, no? Allora, io pure, ci siamo sempre. L'obiettivo è non diventare come il Crestfallen. Sì, Chris ha un leggero male alla spalla, un po' di sciatica, evidentemente. Comunque, qualcosa che. Evidentemente c'è qualcosa che non quadra a livello della parte estrema della spalla. Non saprei, non so dire. Veronica dice sì, ricevete. Sì, allora, Code Veronica è probabilmente. Necessita di un remake per un motivo semplicissimo. Tra i classici e quello purtroppo. Meno. Se vogliamo poi meno pulito a livello di. Mettiamola così, le boss fight. Faccio un esempio. Le boss fight di Code Veronica sono una più merda dell'altra. Onestamente, abbiamo il Tyrant nell'aereo che è drammatico, è considerato probabilmente il peggior boss della serie. Abbiamo Alexia che è sciotta. Abbiamo Alexia che poi la parte finale, la boss fight che è tutto RNG based. Abbiamo Steve che non è un boss, è più una gimmick. Quindi non lo so, è quello che effettivamente necessita del remake perché ci puoi fare un lavoro pulito. Puoi andarlo a rimodernizzarlo enormemente, questo sì. Perché effettivamente è un po' antiquato. Mettiamola così, ecco, per usare un termine pulito. Famone a tratti, complesso, probabilmente tra i classici anche quello più tostarello, eh. Un po' più bastardello da giocare. La manovella andava qua, esatto. E quindi sì, è quello che necessita del remake. Ok, dopo aver fatto sta cafonata, c'è una switchboard. Ok, di questo piano. La switchboard sarebbe, non saprei, muovere la leva, attivare la leva, yes. Ok. Perfetto. Ah, qui abbiamo. Ah, abbiamo riattivato la correnta, va bene. Blue herb più green herb. Ah, c'è un'altra green herb. Ma facciamo una cosa. No, infatti con Veronica è veramente. Ma infatti l'ho detto anche prima, per me streamarlo è un. Un po' per i limiti tecnici, un po' perché con Veronica è un dramma. È un mezzo dramma. Bellissimo, sì.
problematico, problematico e tosto, cazzo tosto. Allora, colpi di pompa ci stanno. Io toglierei Chris dal caution, in questo caso con questa singola erbetta verde che... Anzi, siccome il caution realmente su Code Veronica non rappresenta un pericolo, farei una robetta del tipo... Non questa robetta, questa robetta. Però noi ci siamo e gli spacchiamo il culo, no? Infatti, no, infatti, questo sì. Siamo qui per questo. Cioè, ma infatti io dicevo, facevo il ragionamento prima... Oggi, in base a quella che è la zona, teoricamente, se tutto va per come deve andare e non va in merda, si dovrebbe finire. Ma è sempre con Veronica, a me terrorizza. Cioè, boh, vediamo. In base a quella situazione, non lo so, io lo ricordo poco e male con Veronica, perché è quello che ho giocato meno effettivamente. Però si dovrebbe. Eccoli lì. Merda, è finita. Finita, tragedia. Erbetta blu, fermo! Porco il demonio! Partiamo. Ok, sfruttiamo la situazione. Ragazzi, fuori dai coglioni. Allora, altri, bene? Ah, benissimo. E andate in merda. Andate in merda. Io mi girerei, colpo rapidissimo di pompa. Tiè. Ok, sono saltate le cervella, ci sta. Altra erbetta verde, c'è quell'erbetta blu che ora mi sta enormemente sui coglioni. Enormemente sui coglioni. Diamo così. Damo così. Damo così. Quindi, mamma Capcom, se ci ascolti, so che segui sempre. Per favore, un remake di Code Veronica serve come il pane. È veramente necessario in questo caso. Colpi di pompa. Beh, devo dire che a colpi di pompa, not bad. Colpi di pistola ci stanno. La statua della signorina. Ok, una signorina che... Drawing water, drawing del tipo... La signorina dell'acqua. Qui abbiamo... Sembra essere delle suite protettive, delle tute protettive, d'accordo. Camminata tattica di Chris. Chris fluttua, non cammina. Prendere il gioiello? E già qua hai rotto il cazzo. E già qua hai rotto il cazzo. Sì? Quale? Ha rotto la minchia adesso, seriamente. Left! Pillola blu. No, ma infatti io... Ma non credo nemmeno che sia la Villa Spencer. È più un... Teoricamente è solo una stanza che la ricorda in maniera particolare. O è la Villa Spencer? Non è la Villa Spencer? No, io non ricordo un cazzo di Code Veronica. Cioè, non ricordo. Non dovrebbe essere la Villa Spencer, perché ci sono arrivato dalla base antartica, però... It seems to work by... Sembra funzionare con l'energia elettrica. Yes? E questo è il... Non penso sia la Villa Spencer, però... Porca merda! Lo sapevo io. Devo fare un sacrificio. Lo so che era stato di una tigre. Non fare... No, non fa puttare niente. Stai fermo. Stai tranquillo. Stai nel tuo. Devo farlo. Ah! Che sofferenza. Prendiamola. Non so. Bisogna indagare. Il socket? Prendiamo il socket. E se il mio cervello... Il gioiello missa? Sì? Ok. Però effettivamente la statua della tigre, la stanza della dea con la mappina sopra, non lo so, è un po'... Il cervello mi fa dire di combinare il socket con... Madonna che god. Ed è diventata Square! Ed è diventata Square! Questo vuol dire... Ma intanto prendiamo quello di destra a sto punto. Ok. Che mi dà... Colpi della Magnum, però io non ho la Magnum. Colpi della Magnum, però io non ho la Magnum. E prendiamoli. E già l'inventario va in merda. Lo rimettiamo? Per ora sì, sappiamo che sono qua, nel dubbio. Già l'ho dimenticato. Allora, la Square Handle.
Però vedi già cazzo. Allora, la Square Handle. Questo dove porta? Cerchiamo di organizzare le idee, perché già mi sono perso. Quindi non la Villa Spencer, è solo un fortissimo cameo, sì, perché la stanza è quella, c'è la stanzina qui con la tigre, le due gemmine. No, infatti non è Villa Spencer, perché guardi in basso, Chris? Va bene. Oh, porca. Ma cazzo, c'è una roba. Oggetto alato. Fermati. Ah, sembra essere l'ala di una libellula. Libellula. Sembra essere la parte di qualcosa. Ok, va bene. Allora aspetta. Che cazzo? Allora aspetta, facciamo le cose in base a come si può progredire. Abbiamo la Square Handle. La Square Handle si usava nella stanza di prima dove si doveva drenare l'acqua. Teoria. Sì. Madonna, vediamo. Panico. Allora, indietro. Ora. Ma questo. Non è che devo fare una roba tipo. No, vero? Però posso spingerla. Questa è aperta o chiusa? Chiusa. Ok, questa cosa mi tranquillizza. A biohazard simbolo, ok. È carvato nella serratura, d'accordo. Rappresentato nella serratura. It's cracked. D'accordo. Io questa si può spingere, però. Non ho il tavolino, non ho il tavolino dell'uno. Non ho il tavolino dell'uno. Non è che magari questo. No, non ho modo di spingerlo, però effettivamente. Cazzo. Madonna. Facciamo le cose per come sembra si possano fare. Torniamo indietro. Qua ci sono i ragazzacci. Salve. Ma sei tipo. Olla! Chi è? Togliamoli di mezzo in maniera rapida, perché onestamente. Fare questa strada ogni volta e beccare loro è un po' una rottura di cojones. Mentre che c'è la stanzina. Depotiserei. Io depotiserei l'erbetta blu. La depotiserei. Quindi. Oddio, a dire il vero, pure il Dragonfly Object non mi convince per ora. Come i colpi della Magnum, d'altronde. Cazzo. Però questo, secondo me, nel breve potrebbe regalare soddisfazioni. Cioè, devo andare a feeling. Devo andare a feeling. Vediamo. Per ora si porta. Si porca, nella speranza possa. Dove cazzo sto andando? La square era qua. Nella speranza possa servire. Quindi. Ora qua da evitare le telecamerine. Oh cazzo, questo. No, dov'era? Era di. Sono passi? Sono passi? Sono passi? Sono passi? Sono passi? Sono passi, che meraviglia. No, la spalla, Chris, perché la spalla? Chris? Poison, che meraviglia. Abbiamo, giustamente, perché non bastano gli hunter normali, abbiamo anche gli hunter velenosi. Il cazzo, se lo devono rompere, lo devono rompere per bene, giustamente. Si deve fare completa la situazione. Gli hunter velenosi. Vabbè. Gli hunter velenosi.
pure gli hunter velenosi. Ok, calma. Questo, meno male che almeno eravamo vicini e ce l'abbiamo. E almeno siamo su, siamo sul fine, siamo puliti, siamo fresh. E allora, e allora, se io torno indietro, no? Provo a tornare indietro da questo lato. Vado di qua che c'è. Ok. Aiuto. Oh signore. Un altro, cos'è? Un altro winged object? Ragazzi, però così, così mi mettete... La cosa buona è che li accumula, d'accordo. Non sono oggetti singoli. Però così mi metti in grande difficoltà, Resident Strunz. Cioè, i residenti sono davvero cattivi, porca merda, così. C'era qualcosa in acqua? Ci stava qualcosa in acqua? No? Sì? Un altro! Ma... Ok. Allora... Questa si apre? No, 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 non è il momento. Perché non... Mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua. Molto grande come bicchiere d'acqua. Questa dove porta? Questa dove porta? L'ascensore, che dovrebbe portare, ok, alla Square Zone. In teoria. In pratica? No! Chris! Porca puttana. Dai. Non ti vedo, eh. Non ti vedo, eh. Che figlio di puttana. Oh! Alzati! Alzati! Ok. E la Square Zone è lì. Combina sta roba. Andiamo qua. E ok. E... Qui. Yes. E quindi qua, 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 qua. D'accordo. No, non mi dire, non mi dire non si usa qui. Sono cazzate. What? Ah, ok. Fatica, Chris. Dai, dai! Prendi a pie... prendi a pietre le... i pugni. Prendi a pugni le pietre e poi non riesci a girare una manovella, please. Questo? Dilla che è un'altra. Ah no. Cranky? Cranky. Christian D'Avena! Da qua? No. Oh signore. Ok. Fino a quando li abbiamo i colpi di pompa li sfruttiamo, perché diciamo che gli hunter si scherza poco. Si scherza veramente poco. Quindi scendiamo. Ah, la Cranky. Cranky. Tuo prete Crane. Ok. Ah! La Crane è la... Penso di aver capito. Penso di aver capito. Vediamo se... Sto a dire una cazzata enorme.
No, hai rotto le palle, sappilo. Gli hunter infiniti spawnano. Teoricamente sarebbe la gru la crane. Sì. Ma adesso. Salve! Who could have done this? Ha droppato. Non è che. Che te ridi, che te ridi? Alexia. Alexia? That is how I dispose of insignificant bugs. Said the spider to the fly. How do you wish to die? Ma mi piacerebbe non morire. Non wisho di morire. Eccolo qua, lo sapevo io. Stia calmo lei. Stia calmissimo lei. Guardi, non ha motivo di rompere il cazzo in questa maniera. Io prendo quell'oggettino che devo prendere e mi levo dalle palle, se è possibile. Famola così, no? Bello tu. Madonna mia. Che orrore. Chris! Chris. Ma porca merda, Chris! Eccolo qua. Già partiamo con le bullshit. Già partiamo con le bullshit. Caution, addirittura. Addirittura. Cazzo, ma. Dov'è? Dov'è? Ok. Alexander Pierce, d'accordo. Aspetta, perché lui veramente. Meglio usare le risorse anziché creparci. E ora io dovrei tornare lì però. Ok, forse sono riuscito a fregarlo. Chris? Ok, ci siamo. No, perché onestamente farmi dare due colpi di sto stronzo e andare in caution arancione non è un granché, eh? Allora, riorganizzando le idee. Riorganizzando le idee. L'ascensore, sì. Ok. Ok, nel frattempo io stando qui farei una robetta del tipo salvataggino. Tattichello. Un attimino. Calma. E non è che magari ignorantemente. Stavo scherzando. Però fammelo esaminare a questo punto. Vediamo se magari. Ok, il Alexander Pierce. Può essere rimosso? Sì. Ok, il gioiello di Alexander, cioè il coglione destro, d'accordo, va bene, tanto salvataggino, una curetta al solito a livello puramente precauzionale la portiamo e l'ansia sale, ok, ci siamo. Tu, Bobo, ci sei? Bobo! Ok. Posiamo di nuovo il salvataggino. No, questo non è il salvataggio, ok. E ok! Andiamo! Ora andrei dove effettivamente ho trovato l'ultima Winged Object. No, no, anzi, calma. Anzi. Ma proviamo ad andare qua e capire cosa c'era nella stanza delle schifezze.
va bene. Le schifezze Shroom. Oddio. Oh cazzi. No, avrei rotto il cazzo. Sappilo. Va bene. Dai! Che schifezza. Via, via, via. Oh, un'erbetta verde. La prendiamo. E via. Oh. Questo cuore che... Questo cuore che batte. Sempre poco rassicurante. Ma che ansia. Cos'è? Ah, questa è la stanza del... Ok, del risveglio di Alexia. Virus Research Report, ok, il report sulla ricerca del virus. A work continues on the T. Veronica virus, which I extracted from the Queen Ant. Ok, il lavoro continua sul virus T. Veronica che ho estratto dalla formica regina. Ok. The more research I conduct on it, the more I am impressed by how much potential it has. Ok, il più ricerche conduco su di esso, più rimango impressionato da quanto potenziale possa avere. Ok. Ho finalmente impiantato il virus nel mio stesso corpo e scoperto come utilizzare il suo potere. Eviterò di fare lo stesso... Ok, lo stesso errore che ho commesso con mio padre. Sopprimerò l'attività del virus... con una temperatura ultra bassa, estremamente bassa, così che le mie cellule possono cambiare lentamente, in questo caso. I miei calcoli indicano che ci vorranno 15 anni prima che il mio corpo possa garantire, garantire l'immunità e diventare e avere la capacità di coesistere con il virus. Fino a quel momento non ho scelta se non quella di fidarmi della capsula dove starò dentro, ok? Too depth, inept but loyal. Quell'inetto, loyal solid runt with my brother. Ok, a quelli detto, ma come cazzo si dice, non mi viene il termine, la formichina lavoratrice che è il mio fratello in questo caso. Ok. For me to obtain unlimited power, some risks need to be taken. Ah, per me, per ottenere quello che può essere il potere illimitato, diversi rischi devono essere presi, in questo caso. When I awaken, I will be the queen, and the T. Veronica virus will be unleashed upon the entire world by my children. Ok, quando sarò sveglio diventerò la regina, e il T. Veronica virus sarà rilasciato attraverso quello che è l'intero mondo dai miei bambini. Che schifo. Ogni singola creatura sulla Terra esisterà per servirmi. Che bellezza, Veronica, Alexia, che meraviglia. A quel punto il mondo raggiungerà il perfetto ecosistema, proprio come The Handsil. Proprio come la paragona un po' al formicaio, ok. Però su una scala estremamente più grande. Alexia Ashford, sei un po' fottuta di cervello, Alexia, fatelo dire, però, mia cara. È un tuo desiderio, perché no? Ad ognuno i propri, ecco. Allora, qui che abbiamo? Ecco, qui è dove effettivamente si è risvegliato. Era sì, no, ma molto umili, ma soprattutto sani comunque, a livello proprio tranquilli. Qualcosa è scritto su di esso. Come gemelli, Alexia ed io. Dai, are two sides of a coin. Siamo due lati di una moneta. Un design carved under the name. Ok, un design rappresentato sotto il nome di Alexia. E
cuore, doppia picca, corona, d'accordo. C'è un bottone con... premere? Crisantemo. Crisantemo. Che cazzo è? Impossibile che continuano a chiamare numeri spam, ma sta roba io non la capisco. Fermi! Silenzio! Ok, calma comunque. Push switch button. Fermo, fermo, fermo. Per ora non premere niente. Stai calmo. Perché il paperweight dà la risposta. Il problema è come dà la risposta. Aspetta, com'era il... com'era? Vabbè, cuore, picca stronza, corona. E quindi... sei stronzo? Oppure... aspetta, aspetta. 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 Aspetta, aspetta, aspetta. E magari devo fare due lati della stessa moneta. Oddio, era cuore, quindi dovrei fare teoricamente l'opposto? Cuore. Cuore. Quindi il cuore c'è Alexia e Alexia e Alfred. Cuore, alla picca stronza abbiamo la corona, quindi aspetta, corona, Cristina d'Avena, Cristina d'Avena, allora, calma, cosa c'era al... minchie, l'ho dimenticato. Allora, cuore, picca, Alexia, Alfred, corona. Cuore, picca, Alexia, Alfred, corona. Quindi fammi riprendere il paperweight. Allora, Alexia, Alfred, corona. Cuore, Alexia, Alfred, corona, cuore. E l'ultimo che cazzo era? Alexia, Alfred, corona, cuore. E l'ultima segnata qua è la corona. Aspettate, aspettate. La corona è l'ultima segnata. E picca, Alexia, Alfred, cuore, corona e picca. Potrebbe? Porca merda! Porca merda! Non è possibile! Non è possibile! Cristina... o è al contrario? Le stesse due lati... no, fammelo rivedere! Fammelo rivedere! Allora, come gemelli, Alex ed io siamo due lati di una moneta. Due lati di una moneta. Under the name of Alexia, ok, due lati di una moneta. Due lati di una moneta. Il ragionamento penso sia quello più o meno, di dover prendere l'opposto rispetto a quello che viene indicato qua. Due lati di una moneta. No, lo schippo sempre. Lo devo ricontrollare, lo schippo sempre. Fermo. Il problema è che lo dimentico. Cuore, per come viene indicato è cuore. Le due iniziali, corona. Cuore picca, 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 le due iniziali, corona. Cuore picca. Allora aspetta.
iniziali corona, cuore, le due iniziali corona, picca, cuore. No. Le due iniziali. Corona. Cuore. E corona alla fine. Le due iniziali. Cuore, corona, cuore. Oh Madonna! Allora, perché me lo scordo. Cazzo, me lo scordo. Penso di esserci, ma mi scordo la... Calma. E allora, mi scordo solo la sequenza. Cuore, picca, due iniziali, corona. Io, base come penso di averlo... Cuore, picca, due iniziali, corona. Quindi io devo prendere a quel punto... Aspetta. L'opposto. Ma me lo scordo. Perché poi dico quello che era trasfigurato, non l'opposto. Iniziali, allora... cuore. Niente, l'ho scordato. Porco Giuda! Si tilta, cuore, picca, due iniziali, corona. Cuore, picca, due iniziali, corona. Ma questo è come viene indicato qui, d'accordo. L'opposto. Due iniziali. Corona, due iniziali. Corona, cuore e picca. Due iniziali, corona, cuore e picca. Silenzio. Porco... Cuore, corona... No, non è possibile! C'è quel quadra che mi sta fottendo il cervello completamente. Allora. Ho invertito corona e cuore, quindi ho fatto... E lo sapevo io. Quindi aspetta. Calma. Quindi... Ho invertito corona e cuore, quindi... Allora, due iniziali, ho detto giusto, e ho fatto sbagliato, due iniziali, e cuore, corona, quindi cuore, corona e picca, oddio, cuore, corona e picca, no, corona, cuore e picca, minchia. Corona e cuore picca. Oddio. Aspetta Luca, perché... Due iniziali, cuore... Non è picca, il panico. Un attimo. Due iniziali. Cuore picca. Yes! Suca! Va bene! Metti dentro, buttalo dentro! Non lo voglio vedere più, buttalo dentro! Va bene! Madonna mia! Buongiorno! Alfred! Non la vedo bene, eh! Ah, bello fresco lui!
Che enigma di merda, che incubo. È già morto. E beh, qui Chris, tanti dubbi non stavano. È stata durissima, non dura. Ma e poi è tanto allora, concettualmente è stupidissimo. Il problema è che nell'andare a ripetere la combinazione, il cervello comincia a fotterla un po'. Anello di Alfred. Abbiamo un'altra gemmina, quindi mi stai dicendo? Può essere rimossa, infatti. Rimuovi. Benissimo. E qui mi fa un piacere enorme. Ora però io comincio ad avere paure e dubbi, perché se fino adesso un minimo sapevo cosa stava succedendo, adesso il buio e Sirantola. Allora, intanto vediamo dall'altro lato. Ovviamente loro, se non danneggiano senza che tu possa far nulla, non posso. Cristo. Ok. Boh. Erbetta verde, la combiniamo a sto punto. E via. Ok. Cominciano a rompere un po' le palle, ste erbette. E teoricamente ne serve un'ultima. Dove sono? No, già sento. E te fare la telecamera. Ovviamente. Giusto così. Non lo vedo, giusto così. Oh, che fa? Scatta lui, è impazzito quest'uomo. L'altro? È morto? Beh. Allora, report di ricerca sulla formica regina, d'accordo. After discovering the remains of an ancient virus within the genes of a queen ant, I've been concentrating on the research of ants. Ok, dopo aver scoperto i resti di un antico virus contenente i geni di una formica regina, mi sono concentrato, sono rimasto concentrato sulla ricerca delle formiche, d'accordo. L'ecosistema delle formiche sembra essere davvero ideale per me, veramente ideale. There's one queen ant in each anthill, ok, c'è una... un po' si ispira, ok, a quello che è l'ecosistema delle formiche, interessante come discorso, va bene. Umili ma soprattutto, ripeto, sani effettivamente. Ok, c'è una formica regina per ogni formicaio, in questo caso, e i soldatini e i lavoratori, vabbè, le formiche e i soldati lavoratori sono gli schiavi della regina, mi sembra giusto. Dedicano le loro vite alla regina, che bellezza. Oh madonna. The death of the queen ant means the doom of the entire anthill. Ok, la morte della regina formica means the doom, che segna un po' la condanna per quello che può essere tutto il formicaio in questo caso. However, the soldier and worker ants can be easily replaced as long as the queen ant is alive. Ad ogni modo, ok, le formichine e soldati e i lavoratori e i soldati possono essere facilmente replaced, ok, so, cazzo, non mi viene il termine. Non mi viene il termine. Cambiati? Ok, sì. Non mi viene il termine, vabbè. Replaced as long as the queen, ok. As long, fino a quando effettivamente la regina formichina, ecco, diciamo, è viva in questo caso. It's exactly the same relationship between myself and the other ignorant masses. Ah, che bellezza. Questa è esattamente la stessa relazione tra me e l'altra massa di ignoranti, in questo caso. Vabbè, diciamo che... bella così. I've succeeded in creating an ideal virus by implanting the Queen Ant's gene into the mother virus that Spencer found. Ok, ho avuto successo nel creare un virus ideale, ok, impiantando
il gene della regina formica all'interno del virus madre che Spencer ha trovato in questo caso, il ceppo originale, mettiamola così, d'accordo. I used my otherwise useless father as a test subject. Che bellezza. Ho usato anche il mio inutile padre come soggetto per i miei test. Diciamo che non è andata benissimo al povero Alexander. Ad ogni modo, however, as expected, the virus caused a rapid change in its cells, triggering the complete destruction of its brain cells and body flesh. Ad ogni modo, come mi aspettavo, il virus ha causato un rapido cambiamento nelle sue cellule, causando una completa distruzione del suo cervello, delle cellule del suo cervello e la carne del corpo. Brutta roba, yes. Furthermore, oddio che termine incredibile, a special type of poison gas was generated inside his body that the blue herb had no effect against, ok. Furthermore, progredendo, mettiamolo così, andando avanti, in base a quello che può essere il contesto, un speciale tipo di gas velenoso è stato generato all'interno del suo corpo. Ok. At the blue herb had no effect against. Che non poteva essere nemmeno curato effettivamente dalle erbette blu in questo caso. Nemmeno le blu erbe avevano effetto contro questa specie di gas, di velenoso, schifoso bastardo. Because of this I created an antidote in case of emergency and stored it inside of the weapon chemical warehouse on the B2 floor. Ok. A causa di questo ho creato un antidoto in caso di emergenza, riposto all'interno di un'arma chimica, o comunque un'arma, sì, un'arma biologica, no, biologica no, un'arma chimica, o comunque, sì. Weapon chemical warehouse. Ah, ok, all'interno di un'arma, ok, al chemical warehouse, quindi è quello che può essere il magazzino chimico al secondo piano, in questo caso, ok. I've decided to name this virus the unimaginable potential, the T. Veronica, d'accordo. Virus, va bene. Ho deciso di nominare questo virus con un immaginabile potenziale. Vabbè, il T. Veronica virus, il virus T. Ok, mettiamola così. When I found out how I can utilize the power of this wonderful virus, my great research will finally be complete. Ok, quando capirò come poter utilizzare il potere di questo meraviglioso virus, la mia grandissima ricerca sarà finalmente completata. Alexia Ashford. Alexia, ma anche meno. Cioè, anche meno. Uno puoi anche evitare di rompere il cazzo. Ah no, style alcohol lamp. Ok, some alcohol is still left inside. Vabbè, una lampada d'alcol di quelle classiche. E dell'alcol è ancora dentro. Tu stai meglio di me. Quindi non è che facciamo finta di stare a terra, porca merda. Stanno entrando? No, i colpi non stanno entrando. Contro la porta stavano andando. Bene. Contro lo stipite della porta. Lui è vivo, Cristo. Hanno un po' di cacarello, evidentemente. Non mi sta piacendo questo abuso di colpi qua. Oh, merda. Ok. Diciamo che la pistoletta si può anche sacrificare a tratti. Non vedo una sega. Il terminale di un computer deve essere... Ok, deve essere collegato ad un super computer. D'accordo. Però posso vedere, cioè qua vedo colpi di pistola, ma in modo proprio di sfuggita. Se vede una sega qua?
altri colpi di pistola. Basta. Apro la mappa per capire se non c'è altro realmente. Va bene. E allora a questo punto penso di poter andare. Vediamo se può essere giusto come ragionamento. Tornare indietro, ovviamente loro. Va bene, ma posso muovermi? Addirittura su coscia mi hai messo. Ma porca merda! Ma non ho parole. Incredibile sta roba. Incredibile questa cazzo di roba. Ma come, ma in quale senso e modo? Ma per quale motivo? Ma andate a fanculo veramente. Ai ai ai. Cod Veronica tira fuori il peggio da me, eh. Il peggio. Cazzo, ma nemmeno nei Souls. E allora. Ah, dicevo, voglio andare. Ok. Proviamo ad andare direttamente nella Big Mansion Door. Vediamo se in qualche modo ci si può ricavare qualcosa. Però prima salvo, perché dopo tutta sta disperazione qua, sia mai. Io previdente prima di tutto, la sicurezza e poi il resto. Dov'è? Eccolo qua. Allora, e io poserei, come al solito, il ragionamento che faccio è uno, le gemmine le porto perché prevedo un utilizzo a breve, un po' come le winged object che... No, cosa ho preso? Che ho preso? Un'altra cura che non serviva, ok. Un po' come le winged object che penso possano servire nel breve, ma... Nel breve dove? Quando e come? Bah. Madonna, quanti salvataggi! E tra l'altro, è vero, Cod Veronica forse è anche uno dei più, sempre seguendo il ragionamento, dei più dei classici, è uno dei più lunghi. Ma forse uno dei più lunghi perché è uno dei più bastardi effettivamente, quindi risulta essere quello più tedioso, ecco, mettiamola così. Forse quello è il ragionamento. Dovrei provare poi a giocarlo, rigiocarlo più e più volte e capire se è una roba fattibile in tempi... umani, mettiamola così. Dov'era la... di là, ok. Ma penso sia quello il discorso. Ai 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 ai. Ok, perché la porta questa è aperta. Sì, è aperta. È aperta. E sta aperta. Salve. Madonna, ma quanto Spencer Mansion effettivamente. Che abbiamo qua? Ah, ma... È Claire! È svenuta all'interno di un... Del cocoon? Il cocoon sarebbe il... cocoon, il... Un attimo, un momento cultura. Scusate. Qui cocoon lo immagino come... Prima di cercarlo. Cocoon... Cazzo, mi sono rotto le palle. No, non così però. Bozzolo, infatti. Ci stavo pensando ma non veniva il termine. D'accordo, il bozzolo. Serve una qualche forma di strumento per aprirlo. Tipo un coltello che non abbiamo portato. Potrebbe essere tipo un coltello che non abbiamo portato. Ma perché? Se è il coltello lo posso andare a prendere easy easy. Allora intanto salgo sopra. A livello amichevole. Saliamo. Poi... Ok, è una foto, beh, un quadro più che altro, un ritratto dei gemelli e del loro padre. Tre strani buchi sono aperti. E ci sono le dita del ragazzo. Ok, le orecchie dell'uomo e... Girl's... Bosom? 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 Wait a second. Bosom? Questo linguaggio aulico? Ah, il seno?
In che senso, scusami? Le zinne di Alexia? In che senso? Ci vanno i gioielli. Però questo mi fa pensare ad una roba del tipo... Mi manca un gioiello. Yai! Manca un gioiello in tutto questo. Che bellezza. Manca un gioiello. Che cos'è quello? Ah, lo strumento? Che magari... Vabbè, ma lo potevo andare anche a recuperare dalla cassa oggetti. Cioè, manca a fare tutto sto... Vabbè. It's locked. D'accordo. E liberiamo Claire a sto punto, no? Che faccio? Ce ne priviamo. La nostra amica. Qua che c'era? Niente. Claire! Arrivo! Claire! Dove sta? Claire, ti vedo. Ok. Ma la prendo a coltellate oppure usa? Usa. Prendo a coltellate. Eccola, la sorellina. Mamma che schifo. Claire. Claire. Chris. Chris. I missed you so much. I know. But we have to get out of here. Claire ha gli scarponi di Woody. Di Toy Story comunque. Who's Steve? I suoi, sono quelli. Who escaped from that island with me? But then a monster attacked us and we got separated. Aia. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. Siamo sicuri, sì. Il problema è in che condizione in questa base. Claire? What's wrong? What's wrong? I think I've been poisoned. Oh no. Just hold on. I'll be right back. Ma I'll be right back. Il problema è... What? Aspetta. Cosa? Calma, come? Ok. Dove cazzo devo... Non è possibile. Cos'è quel posto? Cos'è? Che cos'è? Ok, B2F. Ragionando, no? Devo salire. Ok, e fin qui ci siamo. Ma... Domanda. Ma come fa questo gioco a mettermi sempre nella condizione del non capire cosa cazzo sta succedendo? Cioè, prende a schiaffi in faccia in continuazione. Allora, aspetta. B2F. Ma io devo ancora trovare il terzo gioiello di famiglia. E intanto saliamo, intanto cerchiamo di capire cos'è quel posto effettivamente. Però, ma se io provo a fare... Facciamo finta, no? Del tipo, se provassi a prendere il gioiello effettivamente, left? Potrebbe andare? Cioè, oppure addirittura quello... Ma questo per la scienza, giusto? Tanto per capire se... No, ma non ci entra. Non ci entra, è una cazzata. Non è effettivamente... Sto scherzando. Rimettilo, va bene. No, vabbè, il discorso è cercare di salire a questo punto. Di salire. Al B2F, ma... B2F. Che dramma, che tragedia. Bah.
No, già questa è una cazzata. Già questa è una cazzatona immensa, perché torno... Qua torno dove c'erano gli schifi. Quindi no. Quindi no. Torniamo sotto. L'antidoto per Claire. Ma ho capito, l'antidoto per Claire. Il problema è... Il problema... Qua ancora c'è una porta chiusa, effettivamente. Questa ancora non ho capito... Ma magari... La butto lì. Ah, c'è un... Un attimo. Sono uno stronzo. C'è una crepa. Crepa. È giusto come ragionamento? Può essere? No, sono un pirla? It's cracked. Magari... No? Sono un pirla? È una cagata questo. È una cagata. Stavamo scherzando, era tutto uno scherzo. Era uno scherzo simpaticissimo, d'accordo. E... Dove cazzo devo andare? Al B2F, d'accordo, bellissimo, va bene. Torniamo indietro. B2F, secondo piano, B2F. Ma l'ascensore potrebbe portarmi... Gaiontelo! Hai, com'è? Hai. Allora, io volevo capire... Al B2F, come ci si arriva? Che canale internazionale, comunque. Allora, l'ascensore... Perché quella lì è tutta zona inesplorata, ad ogni modo, quindi... I'm fine. And you? How are you going? Allora... Salendo per di qua c'è tanta confusione. In bed? Ah, ok. You're in the chill, let's say you're chilling, ok. No, because here situation is quite suspicious, actually. Allora, il B2F, questo è B1. E già salendo da quel lato ci si potrebbe anche in qualche modo arrivare. Teoricamente. Ma proviamo ad andare di qua. Allora. Merda. No. Il ragnozzo del cazzozzo. Chris. Non ci prova, sai? Aspetta. È corretto come ragionamento, sì. Saliamo. Ok. Ora, salendo, in teoria... Da questo lato? No, l'altro lato. No, quello si scende! Cazzo, è problematica la situazione. È davvero problematica la situazione, perché non so onestamente come mi devo smuovere. Ma il B... No, ma oddio, ma il B2F in realtà... Ok, ho capito qual è. Ma è shut. È wedge shut la cazza fa di roba, la... La minchia sbrodola qua. Brutta situazione. Bruttissima situazione. Intanto ci sono i nostri amichetti qua. Io farei fuori loro. A livello proprio amichevole. Ok. Tanto per
togliermeli dalle palle un attimo. No, via. Ok. E via. Allora, questo è wide shot, quindi effettivamente ci faccio davvero poco. Tightly sealed. No, 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 no. Na 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 na. È su questo piano, ma c'è un enorme, grandissimo problema. Ovvero, io su questo non posso effettivamente... Un attimo, perché io vorrei evitare di bloccarmi. Vorrei evitare di bloccarmi. Lo faccio a titolo per il content, perché onestamente stare lì è... Anche solo per capire dove devo muovermi in questo caso, un minimo. Allora. Perché? Devo tornare qui sicuro. Qui sicuro. Qua pochi cazzi. Il problema è... Sempre lo stronzo. Ah, in una posizione un pochino merdosa. Ok. Via. Allora. Vediamo se capisco qualcosa. Beh, perché onestamente... Allora. Cosa? Un attimo, ok. Allora. Piano, calma. Devo scendere con la robetta, quindi... Devo tornare dove c'era l'incendio, al B2F appunto. Dovrebbe essere di qua. Con questo. Oh, i zombie ci stanno mo. No! Ecco qua. Ah, sì, ero questo. Ah, vabbè, no. Figa. Mi ero complicato la vita, d'accordo. Va bene. Come siamo a vita? Su caution ci sta. E torniamo da Clara a sto punto. Da Claretta, la buonissima Clara. Aia. E... L'ascensore, yes. Ah, aiuto. Ok. Ba ba ba. Sbam. Claire! Arrivo! Abbiamo il siero! Perché per come veniva indicato nella mappa sembrava una zona... Non lo so, atroce. Eccoci. Claire. I'll take care of you now. Feeling better? Thanks to you. Just like a big brother, huh? You're always looking out for your little sister. Bravo, Chris. Oh no. It's Alexia. Alexia. There really is an Alexia?
It is almost time, you genetically inferior siblings. Brutta. After her. She might know where Steve is. Let's go. Va bene. Oh, porca Eva. Oh no. Quanti pixel? Vabbè. Ok, va bene. Claire? Chris! Aia! Il ginocchio! Just go. I'll be fine. But Chris... You've got to save Steve. Go! Dai, dai, Claire. C'è tempo. Forza. Ok. Ok, ok, ok. Progresses. Progresses. Progressi. Ulla. Oddio, ma Claire, giusto, era nella merda fino a... Arco Giuda, era su Dangerous. Quindi un attimo. Quindi, calma, 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 calma. Via 1, via 2. Lo usiamo subito, a questo punto. Combiniamo in maniera tatticissima, del tipo tac tac, e la usiamo. Questi li combiniamo a questa. C'è ancora il Kalashnikov, lei, l'assalto. Colpi di pistola, ci stanno, va bene. Poi, anche se, oddio, con Claire, il pompa. Pompa, colpi di pompa. I colpi di pompa li lascerei sempre al buon Cristiano Collina Rossa. Però a lei darei questi a questo punto. No. Facciamo una roba. Ok. Siccome di quel che ricordo con Claire effettivamente non c'è tanto ancora da fare. E la balestra con i colpi incendiari a Chris risulta essere di estrema importanza verso la fine. Quindi un attimino, facciamo una roba. Intanto questo si apre, il Dure Aluminium Case. Lo picchiamo. Colpi di Magnum che non abbiamo. Va bene, va benissimo. Posiamoli a sto punto. Quindi via, il salvataggino lo prenderei. E salverei una certa. Lei che cos'ha poi, oltre tutta sta roba? Nient'altro. Ah, io lascerei tutto per Chris in ottica boss finale. Perché Alexia, ripeto, è una merda. Proprio non uso mezzi termini. A livello di combattimento mi ricordo che era una boss fight pure RNG, praticamente. Questo? Questo si sposta, sì. Ma domanda, c'è la cassa ma non c'è... Tra l'altro... Ecco. C'è la cassa ma non c'è la... O non la sto vedendo io? No, non c'è la macchinetta per salvare. Interessante come roba. Molto interessante. Aia, brutta. E vediamo. Oh porca puttana! È bloccato dall'altro lato, mi sono... No! Merda! Pistolettiamo. Andato? Ok. Porca merda. Tentacle rape. Ok. Ula. La prison. Questa è aperta, sì.
Ma la macchinetta per salvare no. Mi sono portato i nastri, tra l'altro. A card reader? Sì, Loki si è... Ok. Vabbè, la sicurezza... La serratura di sicurezza è attiva, quindi la devo... La devo deattivare, la devo staccare. D'accordo. Cosa ci nasconde questa zona bastarda? Oltre che qualche zombie. Madonna, se sei tosto. Ok, lui? Lui è morto morto o morto per finta? Morto morto che non ha nulla? Molto strana come roba, d'accordo. Ostia. Questo? File di sicurezza. Ok, della sicurezza. Ashford Family Most Important Secret is kept at this lab. Ok, il segreto più importante della famiglia Ashford è tenuto in questo laboratorio. As a safety precaution, I have installed a self-destruct device in the control room and have placed the activation code inside the computer. Un attimino che devo mettere sotto carica sta roba, perché se no... Dov'è qua il portus? Where is the buco? Eccolo qua. Ok. Dicevo. Come misura di sicurezza precauzionale, ho installato un sistema di autodistruzione. Bellissimo. C'è sempre questo sistema di autodistruzione ovunque. Nella stanza di controllo ho piazzato l'attivazione, il codice di attivazione dentro il computer. Ok. Una volta inserito, tutte all the locks will be released to provide easy access to escape routes. Ok, tutte le serrature saranno sbloccate in modo da garantire un accesso rapido alle vie di sicurezza. Ok, alle vie di fuga. Ok. By using the elevator that directly connects to the hangar, one should be able to escape from the lab easily. Usando l'ascensore che collega direttamente all'hangar, uno dovrebbe essere in grado di scappare direttamente dal laboratorio in maniera più agevole, ecco, in maniera più semplice. Per favore, ricordate che ho usato il nome... My beautiful ancestor for the activation code. Ah, del mio meraviglioso ancestore, del mio meraviglioso antenato per il codice di attivazione. Gloria agli Ashfords, Alexander Ashford. Direi che magari è... Ci sto pensando. Handle, turn the handle, sì. Potrebbe essere Veronica il codice, perché... Dovrebbe essere Veronica il codice, sì. Oh merda. Occhio! Ok. Cristallo? E dimmi un po', devo posizionarlo qui, giusto? Senza magari fare una finaccia a noi. A well polished crystal, ok. Contiene una card all'interno. Può essere ottenuta se rotto. Ebbene. Quanto sei simpatico, Resident Evil. Ma come non c'è? Ma come? Ma... Va bene, mi viene da dire va bene, mi viene da dire va bene, non ho capito, però va bene, non ho capito, però va bene, va benissimo, dai, ci stava sta roba.
Ma il piano era quello di magari mettere la sfera di cristallo e spiaccicare la sfera di cristallo, non spiaccicare Claire insieme alla sfera di cristallo. Però evidentemente non... diciamo che non è andata proprio per come doveva andare, mettiamola così. Va bene. D'accordissimo, d'accordissimo. Allora, e direi di andare in questa maniera. Mi porto sempre al solito un'erbetta, una robetta di tipo così. Ah, la duraluminium, vabbè, ma onestamente. Colpi di magnum, attualmente non ne abbiamo. Cioè, non abbiamo la magnum, non abbiamo i colpi di magnum. Colpi li abbiamo, però deficitiamo della magnum. Quindi ci va, via. E lui ci deve colpire necessariamente, a quanto pare. Comunque non ho capito, cioè come ragionamento... era giusto? Ho sbagliato qualcosa nell'esecuzione, evidentemente. Però... bah. Troppo lento a piazzare? Ma non saprei, cioè è schiattata direttamente, quindi... vabbè, ok, così. Boh, non lo so, proviamo. Intanto tu vai. Ricarichiamo. Ok. Ancora. Ok. E... prendiamo un attimino. Vabbè, il file va bene. Girala, sì. Ma... ma devo aspettare qualcosa che scatta? Cioè passo molto velocemente e poi la metto subito? Oppure non ho capito. Va a tempo, non saprei. Oh merda, è molto veloce. È estremamente veloce. Allora, un attimo. Proviamo a... lui non ha nulla? No, non sembrerebbe. Devo passare molto... ora. Ora, ora, ora. Claire? Ok. Via! Ah, ok. Sì, dovevo essere frame perfect praticamente. Ora, via sta roba! Guarda che ci muoio. Ah, ok, sì, ok, si era staccato da solo in ogni caso. Va bene. E... qua? Penso. Che stronzata, comunque. Cioè, che stronzata, veramente. Che abbiamo qui? Ti, 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 ti. Come rilasciare la... ok, la sicura. In caso di emergenza... girare entrambi, ok, accendere entrambi i dispositivi contemporaneamente e sarà rilasciato una volta che la carica è completata, d'accordo. Va bene, benissimo, è chiuso. C'è un hollow in the shape of a dragonfly, non è che magari... ok... ma tu che mi dici che c'è l'hollow nella shape della dragonfly? Non è che mi dai tanta sicurezza, considerando che io le ho lasciate le dragonflies minchiotline lì. Questa scheda a che serve, prima di tutto? Ah, per rilasciare la... ah, quindi serve qui? Ah, un attimo, un attimo, un attimo. Un attimo, un attimo. No, 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 sto scherzando. Dove c'era? Giusto, giusto, giusto. Alt. Qui serve. Cagate, cagate, cagate su cagate, sorry. Va bene. Allora, qui. Poserei un attimino la pistola. Ok. E via. Chiuse la porta. Ah, oddio, no. St-
Steve. Steve? Oh. Claire. No, I can't do it. Who did this to you? That crazy woman told me she was going to perform the same experiment on me that she did on her own father. She's completely insane. Ecco. What's wrong? Claire! Can't breathe! Claire! Help me! Claire! Aiuto! Povero Steve! So cazzi! Steve! E allora... No, wait! Merda! Shit! Via! Aia! Com'è? Minchia! Vai! Non ci posso credere! Madonna, sta roba è una merda. 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 Sta roba è proprio brutta. Sta roba è proprio veramente brutta. Cioè, onestamente. Oh signore, questa cosa. Sì, perché si dovrebbe andare solo a schivare in realtà, perché è sciotta a quanto pare. Ma che cagata. È di una velocità spaventosa e distrugge. C'è sciotta, c'è pochi cazzi. Quindi posso portare magari più di una... Non volevo portare tutte ste cure, buttarle praticamente, va bene. Va bene. Niente, quindi via sta roba. Via sta roba, via sta roba. Via questo. Tutto di... tutte cure, perché evidentemente Steve è un cazzo di toro. E basta. Cioè, tre potrebbero anche andare. Va bene. Che parte di merda. Questo è uno dei motivi perché per il quale questo gioco effettivamente richiede, necessita di un remake. Questa cosa è una porcata fatta in questa maniera. È una porcata con 7 R. Se ne può davvero. Comunque, magari uno Steve in versione boss a tutti gli effetti su un possibile remake. Minchia. Minchia, non sarebbe male. Ma no, sta roba. Uno, non gli rendi giustizia. Due, è proprio fatta apposta per tirare le madonne ogni volta. E va bene. E la prima morte è andata. Quindi, rifacciamo tutto sto discorso, evitando di farci rispiaccicare in questo caso. Va bene, abbiamo già preso il security file. La maniglia. Caccia via sto robo. Ok, bellissimo. Passa. Occhio adesso. Allora. Come lo facciamo? Passo e basta? Tanto passo. Prendo queste. Uno.
e 2. Ora, ripassando molto velocemente... Cazzo, un attimo. Vai. Ok, alzati. E posa sta sfera. D'accordo. La cosa che è tragica è che in tutto questo io non posso salvare ogni volta. Quindi è un po'... un po' una shit thing. Mettiamola così. E via. Ma lui... lui giustamente, tranquillo, nel suo. Noi andiamo. Ah, Gesù, Steve. Ok. Va bene. Di nuovo, yes. Cioè, il trucco sarebbe quello di triggerare di l'attacco iniziale, come prima. E poi riuscire effettivamente a scappare. Però se mi blocchi in questo modo è finita, Steve. Lo sai pure tu, giusto? Cioè, se mi blocchi in questa cazzo di maniera... Niente. Ah, Danger direttamente, che bello. Ok. Che merda comunque. Che peccato sta roba così. Ehi, Steve. Ecco. Poraccio. Ai. You're warm. Steve, you've got to hang in there, okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you. Claire. E qui dove piangono gli uomini, cazzo. Povero. Che destino ingrato. E ora voi ditemi, ma una bella boss fight con Steve, cioè Capcom, ci svegliamo un remake su Code Veronica dove c'è una bella boss fight invece di sta cagata, di sta sezione del cazzo, cioè lo tieni fedele, si trasforma, perfetto. Come with me. Madonna che risata. And now the only existing sample is in your body. I want it.
Now. Lo vuole, lo vuole. You want it? Dammelo. You are not worthy of its power. E non so chi tra i due è più fottuto, eh. Cioè, forse Alexia. Alexia è già più andata. Ok. Va bene. Madonne. You're coming with me. Che figata qua la colonna sonora. Beh, infatti è bestiale. Madonna, i brividi! Eppure Wesker, infatti. Chris, since you're one of my best men, I'll let you handle this. Eh certo, la fa easy, no? Ecco, ora tutto questo sarà rovinato da una boss fight di merda, perché anche questa è una merda. Oh, oddio, ma io... Madonna, la colonna sonora! Io ho il pompa! Dovrebbe andare. Oddio, mi ha sboccato addosso. Però aspettate, ma io non ho... Ok. Sì, sì, infatti. Mamma mia. No, il bello è che... Porca merda, però. Un altro colpetto potrei arrivare a prenderlo. Un attimo, calma, perché questa... questa è tragedia in atto. No, 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 sto svampando. Chris? Ci ha sboccato addosso. Sono morto? Sono morto, mi sa. Se vi prego... Via! È andata! È andata! È andata! È andata! Madonna che host! Madonna! Madonna! Serve un cazzo di remake. Di Code Veronica serve un cazzo di remake. Come il pane. Oh, ok, abbiamo il choker di Alexia. Va bene. Quindi... speravo facessi game over di nuovo. È una roba, è assurda comunque, era bellissima veramente, è stata bellissima. No, per un attimo ho detto prendimi, sciottami, fammi tuo. No, però posso toccarti? No, vero? Va bene, via. Comunque assurda, clamorosa. E piazziamo il terzo. E via. Ok. Cazzi. So cazzi. Ok. Un attimo. Perché ho bisogno di... Questo cos'è? No. Cosa potrebbe essere? Mi serve una stanza dove...
Se il corpo non scompare non è morto. No, infatti, se il corpo non scompare sono cazzi amari. Allora, abbiamo delle erbette. Delle erbette comode comode. Noi combiniamo. A sto punto. Quindi questa a questa. E ci siamo. Poi ho visto, se non sbaglio, una forma di... esatto. Code, Veronica, ok. Code, Veronica Report, d'accordo. After many long years of research, I finally identified the inheritance element that administers the intelligence of man. Allora, dopo diversi lunghi anni di ricerca, ho finalmente identificato inheritance element, inheritance element, l'elemento inheritance, non mi viene inheritance, porca merda, non mi viene, 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 non mi viene. Ok, è l'elemento ereditario, sì, che identifica, amministra, identifica l'intelligenza di un uomo, d'accordo, ereditarietà, sì, sì, comunque l'elemento ereditario che amministra l'intelligenza di un uomo. I even succeeded in manipulating the absolute value of intelligence artificially. Ok, e sono riuscita ok, nell'intento di manipolare il valore assoluto dell'intelligenza artificiale by recomposing the base element of the element. Ricomponendo l'elemento... l'element... oh, cazzo, l'elemento base del... catroia! Fermo! Fermo! Madonna! L'element... l'allineamento, ok, l'allineamento base dell'elemento, d'accordo. Ed ensembled the gene of our great ancestor, manipulated its element, then implanted it into the unfertilized egg of a surrogated mother. Ok, ho poi semplato, scomposto, diciamo, il gene del nostro grande antenato, manipolato il suo elemento e poi impiantato all'interno... all'interno che di un uovo non fertilizzato di una madre non surrogata? Unsurrogated? O era surrogated? Dove cazzo sono andato? Mi sono perso. Dov'è? No, aspetta, sono tornato. Ci ho perso. Dove minchia è? Ah, ok, no, di una madre surrogata, giusto, me l'ero perso. Ok. What I didn't expect was that twins, a boy and a girl, were born. Ok, quello che non mi aspettavo è che gemelli, un ragazzo e una ragazza, erano nati, d'accordo. Quindi Alfred e Alexia sono nati grazie a questo esperimento, in questo caso. The boy had higher intelligence than normal, but not high enough for him to be considered a genius. Ok, il ragazzo aveva un'intelligenza superiore alla norma in questo caso, ma non abbastanza alta da poter essere considerato un genio in questo caso. However, the girl had unmatched intelligence that easily allowed her to be classified as a genius. Ok. Ad ogni modo, la ragazza aveva un'intelligenza fuori dal comune che la rendeva tranquillamente classificabile come genio in questo caso. La poteva essere... sì, is it loud? La rendeva classificabile come genio, d'accordo. Quindi Alexia ha un'intelligenza superiore, va bene. She was exactly what I had been looking for. The revival of our great ancestor. Era esattamente quello che stavo cercando, che riportava in vita il nostro grande antenato, la nostra grande antenata in questo caso, perché comunque si parla di Veronica, d'accordo. I already determined their names. The girl name Alexia, the boy's name Alfred. Ok, ho già stabilito i loro nomi. Il nome della ragazza Alexia e il nome del ragazzo Alfred. I'm certain that Alexia will elevate the name of the Ashford family to the extreme glory. Ok, sono certo che Alexia eleverà il nome della famiglia degli Ashford ad una gloria eterna, estrema, ecco.
Vabbè, Alexander Ashford, va benissimo. Grazie Alex per questa lore lesson. Ora io continuo ad avere delle crisi interne del tipo: mi fai salvare da qualche parte, cazzo, perché mi sto terrorizzando. Cioè, voglio dire, cos'è? Non posso aprirla con le mie mani, d'accordo, e ci sta. Non puoi aprirla con le tue mani, però puoi prendere a pugni delle rocce, dei massi enormi. D'accordo, d'accordo, Chris. Push the button e pushiamo il tasto. Ok, allora, non puoi aprirlo con le mani, però lo apri tranquillamente premendo il tasto. Ci siamo. Abbiamo il quarto wing object, e teoricamente sono quattro. E quindi ci siamo. C'è una grande capsula. I colpi vorrei, Chris. Ok. E poi altri colpi? Questi non sono colpi di pompa? Ok, sì. Perfetto. Allora, se vado di qua, questo cosa... questo dove porta? L'hai sbloccata. L'hai sbloccata, quindi è una shortcut. E penso anche di aver capito per cosa. Il cazzo. No. No, 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 no. Non esiste. Non esiste. Fammi un attimino capire se qui può esserci qualcosa di realmente useful. Quindi torniamo un attimo indietro. Assolutamente no, la no. Quindi colpi di pompa direi che per ora poi si possono usare. Tiè. Guarda come parte il cervello. Qua dentro, allora, sembra uno stanzino, quindi potrebbe essere la stanza, la safe room. Ok, 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 grazie, grazie. Non c'è niente di utile qui, non è vero, cazzi. Si salva qua. Questo è l'utile. Allora, aspetta, fammi capire la zona cosa ci nasconde. Vabbè, colpi di pompa. Va bene. E... intanto salvo. Mi terrorizza sempre stare senza salvare. Ok. E già mi sento più sollevato. Ok, e ci siamo. Poi, quadro. È un ritratto di una donna meravigliosa. Vabbè, il capo della famiglia degli Ashford, Veronica, esatto. Qua? Ah! La chiave col simbolo... Mistero del Room Key. Aspetta. La ricordo la porta col simbolo Biohazard. La ricordo. Però non ricordo... Non c'è una cassa qua? Cazzo, ci ho fatto caso ora. Non c'è una cassa. Cazza. Cazzo, non c'è la cassa. Che brutto. Va bene. Allora, calma. Che abbiamo di qua? Ma... c'è un problema. Abbiamo un... Quella... No, quella non è la cassa. L'item box è là, ok. Che devo tornare fino a là per... Un attimo. Qui dentro che abbiamo intanto? Cosa c'è qui dentro? Silenzio. Cioè, silenzio assordante. Ok. Ah! Ok. Devo recuperare i gioielli dalla... dalla statua della tigre. D'accordo.
Il Blue Sapphire. Il Blue Sapphire. Va bene, ci sono, ho capito. Un attimo. Ma intanto qua abbiamo gente. Chris, merda. Carica sta roba. E qua. Ok. Va bene. Questa cos'è? No, è bloccata dall'altro lato. Va bene. E... ho capito. Il problema è che... se vado di qua io posso tornare indietro effettivamente con quella shortcut. Cioè si può fare. A saperlo l'avrei portato con me il gioiello blu effettivamente. Però non... cazzo, ma non ricordavo. Come... cioè... allora, se torno indietro... giustamente, pensavo fosse... hai rotto il cazzo? Che spreco clamoroso di colpi. Ah, bello tosto sei. Ma fammi capire. Ah, ok. Io ho buttato colpi fino ad ora. D'accordo. Del pompa, tra l'altro. Ma che stronzo che sono. Mamma mia, che brutta roba. Va bene. Va benissimo. Allora, tornando di qua... ma mi sa che devo proprio posare il pompa, quindi... cazzo? Mi stai dicendo che lo devo posare? Ok, ne può valere la pena? Credo di sì. Credo di sì. Allora, intanto facciamo una roba. Facciamo un po' di amministrazione dell'inventario, del tipo. Via 1. Via 2. A questo punto prendiamo il lanciagranate. Ok. Facciamo questa robetta, del tipo. Tac tac. Posiamo i colpi del pompa, va bene. Cazzo. Ma sapete che poso anche la pistola? Sapete che faccio sta stronzata? Prendo questa e questa. Faccio questa roba. Ah, giusto, perché mi servono comunque... allora, un attimo. Via questi. Mi servono un po' di colpi della balestra. Oh, madonna, basta con sto CPUers, non è possibile. Un attimo adesso. Ah, sti spam. Dov'è? Fermo. Elimina messaggio. Ti è. Beccate questo. Bestiaccia. Ok. E poso pure. Ma sapete, io poso anche questi. E anche questo. E porto. Porto un'altra cura, va là. Così. La facciamo pazza come roba. La facciamo clamorosa. Setup stranissimo. Va bene. Oh cazzo, ma io posso scendere? No. Che bello. Che bello. Ok. Anzi, considerando che ho la balestra, porto pure le frecce normali. Così se incontro qualche zombino di quelli stupidi stupidi, almeno abbiamo quelle. Va bene. Dov'è? Valorizziamo la balestra. Ce ne sono più, vero? Ce ne sono più, d'accordo. Via. Qua non si può fare grande roba, effettivamente.
Quindi, vediamo. No. No. Quindi mi dici che devo passare di qua? Può essere? È possibile sta roba? Ah. Ah. Claire? Claire. Is that you, Claire? Chris? No. The door won't open. Door won't open. I... Hey, is Steve with you? Steve, Povera. Listen, Claire. We have to get out of here immediately. Can you unlock it from the inside? La voce di Chris è bassissima. No, I can't. Cioè, in realtà le voci in generale. Madonna. Cattiveria. Chris, there should be a self-destruct system somewhere. If you activate it, all the electronic locks might be deactivated. Ok. Vabbè, security file che comunque già abbiamo letto, però presumo per avercelo dato che realmente possa esserci qualcosa dentro. Ah! Magari aprilo, no? Ma grazie. Ok. Va bene. Ok. Madonna, come sta chiccando Lost. D'accordo. Ora però non ricordo se vado di qua. Questa non si apre, giusto? No. No, 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 no. Nemmeno con la scheda. No, è una stronzata. No. Però questa... Aspetta. Ma che... Un attimo. No. No, 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 no. Ma nemmeno... Niente. Via di qua. E non so, non saprei adesso. Allora, proviamo a tornare indietro. E va indietro dove? Qua. Ok. Se scendo sotto non potevo fare granché, giusto? Mi sembra. Anello di controllo. Comunque non si può far nulla. No, non c'è niente di sospetto a riguardo. Ah! Tornerei indietro. Di qua. Cerchiamo di capire. Teoricamente, ma io sono arrivato da qui, infatti, quindi va benissimo, va benissimo. Ci siamo, ci siamo. Ok. Ah, vediamo. Sì, 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 sì. Scendi, Christopher. Andiamo. Questa è quella da aprire. Esatto.
Perfetto, 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 perfetto. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora, devo prendere il gioiello blu. Ok. Gioiello di famiglia blu. Quindi di qua. Bon. Ok. Basta, va bene, non mi dare niente. No, non voglio niente, non voglio niente, non voglio nulla, via. Ok, e andiamo. Via. Bam, bam. Sbam. Sbarbim. Ok. Ora risaliamo. E via di qua. Le posso prendere queste? Ma le prendo e le combino. Ci sta. Quindi prendiamo uno. Prendiamo due. E combiniamo. Via. E ok. E qui mettiamo il nostro bel gioiellozzo. Ok, qua. Confusione, confusione, no, aspetta. Perché? Un attimo. Rimettiamolo. Ok. È aperto. Ah, ma questa è una porta. Questa è una porca. Questa qui dove porta? Ah! Dammelo, dammelo, dammelo. Sì, 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 sì. No, me lo devi dare. Ma... come è stato rimosso? Come è stato rimosso? Oh, ma davvero? Ma sei serio? Devo prendere pure quello rosso. Porca merda! Vabbè. Ma ora me lo fa riprendere quello rosso senza... panico. Un attimo. Perché io se non prendo quello blu non mi fa prendere quello... Hai sbloccato la porta. Vabbè, ah ok, questa si apriva dall'altro lato, va bene. No, allora mi sa che prima... prima devo prendere quello rosso... poi quello blu... intanto fammi prendere questo. Ok. E qui ci siamo. Questo va bene. Ora. Benissimo, ho capito che ti sei chiuso, d'accordo. Allora, torniamo sotto un attimo, quindi. Che si recupera quello rosso pure. Che stronzata! Madonna! Lost! Come chicca! Allora, si scende. Qui. Che non so se non mi fa se mi fa prendere quello rosso senza posizionare quello blu. Cioè, è un mio dubbio. Vediamo. Non me lo fa prendere. Devo metterlo per forza. Cioè, devo fare 7 viaggi, praticamente. Ok. Se faccio no, non il cazzo mi dà, va bene. E mettiamolo e prendiamo quello rosso, poi...
Oh signore. Va bene, sì. Quello rosso. Yes. Ok, grazie. Benissimo. Andiamo a mettere questo. Così io prendo il disco, effettivamente. Riprendo il gioiello, tanto poi quello che si chiude a me interessa poco. E recupero quello blu. Madonna mia. Che complicazioni incredibili. Quindi di qua e via di qua. Una faticaccia. Una faticaccia. Allora, eccolo. Ora. Dammi sto cazzo di disco. Sì. Sì. Grazie. Ora. Andiamo a prendere quello blu. Il cazzo! Ma cosa... Aspettate. Io non posso prendere quello blu. Io non posso prendere quello blu. C'è qualcosa che mi si sta fottendo il cervello. Allora, se io prendo il gioiello, questo è rimasto chiuso perché mi serve il gioiello blu, ma giustamente quello, se io non prendo il cazzo di coso blu, non me lo fa. Devo riprendere il gioiello rosso. Allora, riposiziona sta roba. Ok. Va bene. Va bene. Non ne ho più di uno io, vero? No. Quindi non posso nemmeno... Mi sta un po' sminchiando il cervello sta roba. Un attimo. Perché? Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Quello poi si chiude. Quindi in ogni caso... Non ricordo. Ok, sì. Allora, ragionando. Il gioiello blu è quello che mi serve dove devo mettere effettivamente il disco. Quello rosso è quello che mi permette di aprire quello dove c'è il disco. Il problema è che se prendo quello rosso, poi non... C'è qualche inghippo. C'è l'inghippo e il cervello mi sta andando a puttane. Ok. Prendiamolo un attimo. Ma... No, me lo fa solo rimettere. Ok.
Non mi posso andare a perdere per una stronzata. Allora, perché sta roba mi sta un attimino facendo girare la scocconas, i coconuts. Quindi, tornando qua, io vado a mettere, mettiamo caso, questo qui di nuovo. Allora, e ti apri e qui ci siamo e mi rilasci il tuo schifosissimo, merdosissimo disco. Va bene. Sì. Richiuditi. No, richiuditi e basta. Porca merda. Signori, panico. Sto cercando di riflettere. Cazzo. Perché se io... No, che cazzo ho premuto? Se io vado a mettere il robo blu, lui apre quello... ho capito. Qual quadra non cosa in tutto sto... in tutta sta disgrazia? Qual quadra non cosa? Però cosa? Allora, fatemi dare un'occhiata perché onestamente non voglio stare nemmeno qui a distruggermi l'anima a questo punto. Cioè, scusate, però mi sta un attimino passando completamente il tutto. Allora, che brutta roba, non ricordo. Ah, Madonna, ma io sono un pirla pieno d'acqua. Scusate. Mi dovete estremamente perdonare. Io sono un coglionazzo pieno d'acqua. C'è un motivo semplicissimo sul perché non si può fare questa roba. Quel cazzo funziona giustamente con la corrente. Di conseguenza, fino a quando io lascio il tutto acceso, quello si sposta. Io invece devo andare a posare il robo, il diamantino, il gioiello. Vado a togliere la corrente, ok, col coso di prima, la switchboard di prima, e poi torno a recuperare i due gioielli. Che bella stronzata comunque, va bene. Madonna. Ok, momenti di panico, però ci siamo. Rimetti sta roba, va bene. Ora vado a togliere la corrente. E infatti, it seems to work by electric power. Becille mi verrebbe da aggiungere. Allora, dov'è? Andiamo qua. Che dramma esistenziale. Di qua. Eh.
Chiedo umilmente perdono se esistono tempi morti, ma purtroppo non dico che è una blind run, perché non è una blind run, l'ho giocato, va bene. Il problema è che è ai livelli di una blind, è quasi una blind run, una semi blind run, perché con Veronica l'ho completamente rimosso, quindi di conseguenza quante cagate. Va bene, ma dov'è? Ok, ora sì, è perfetto, ora ci siamo, ora posso andare effettivamente. Cazzarola. No, sì, infatti, ma allora, quindi tornando a quel punto di merda, recupero le gemmozze effettivamente e ora ci siamo. Quanto tecnico sto discorso, quanto Madonna mia. Comunque mi sa che ci siamo, a livello di chiusura, perché in teoria fatta sta roba mi dovrei avvicinare alla fine. Vediamo se effettivamente, allora, dov'è tigre di merda, hai finito di scherzare, dammi ste due robe. Sì, anche l'altra. Ok, ora è finito di rompere le palle, andiamo, adesso sì. Va bene. Allora, saliamo. Ora prima quella rossa e poi quella blu effettivamente. Porco Giuda, ma da dove? Va bene, non ho tempo per voi, Chris. Va bene, mozzicami. Liscio. Yeah, perfetto. Loro sono respawnati senza motivo. Erano andati, sono respawnati, d'accordo. Ora rossa. Dammi il discozzo. Yes. E questo è uno. Ora di qua. E andiamo con la blu. Allora, blu e disco. Piazza sta cafonata. Chris, facciamo pochi simpatici, eh? Ok. Se non sei frame perfect non lo prende lui. Oh. Va bene. Momento, va bene. Momento cari. E via. Sali sta scala! Oh! Madonna, le difficoltà! Complessa la deambulazione. Madonna, no, il cuore che batte. Cazzi! Che c'è? Cofanetto? Fintissimo. Colpi di pistola. Sai che ti dico? Li lascio perché a sto punto, diciamo che sti colpi di pistola la possono un po'. Green Herb. Io farei una roba di questo tipo. Questa Green Herb. Via lei. E via lei. Le facciamo potenti. Ok. Diciamo che in questo momento la balestrozza
sostituisce la pistolozza. Ok, e ci siamo. Quindi possono stare lì e qui. Ok, 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 ok. Ci sono, ci sono, ci sono. Finalmente. Quindi. Tiè, ce l'abbiamo completa. Via. Dentro? Niente di utile, va bene. Non andiamo a sbattere Chris contro nulla, cortesemente. Scendiamo e finalmente possiamo andare... Cazzo, ci siamo. Cazzo, ci siamo. Che c'è, Brandino? Bobo. Che c'è? Bobo. E via. Scendi. E... Sì. Ok. Via! E te pareva. Provato a... Swishar. No, si tocca la spalla, la sciatica l'ha preso. Ecco qua, te pare. Tenchiamo, tenchiamo, tenchiamo. Tanto si, ce lo possiamo permettere. Per ora calma, ok? Che si può permettere sta cosa, però. Come siamo? Caution giallo, ma lui è un toro. Chris è un cazzo di toro. Quindi di qua. Spam-bam. Ora di qua. Ok. E dai che... Forse che forse... Ho sbagliato strada? No, 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 non ho sbagliato strada. Giusta. Giustissima. Chris, me frega nulla, via. Che fatica con Veronica, che fatica, una faticaccia. Allora, ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Siccate. Chi è? Ok, l'ho sbloccata, via, entra. Perfetto. Oh no. Prendiamo il colpo, prendiamo il colpo. Prendiamo il colpo. Là c'era un'erbetta tra l'altro. No, si è messo in una posizione bruttissima. Ok. Tenchiamo, tenchiamo. Ah beh, qua c'è un'erbetta di lusso. Di lusso. La usiamo questa singola. Tanto se siamo sul giallo. Cazzi. Vabbè. Portiamoci sul caution giallo. C'è un terminale. Ok. È un rilascio per il sistema di l'autodistruzione. Per l'autodistruzione. Sarà la carta? Yes. Ok. L'ha inserita. Lock release system. D'accordo. Cazzo, il security code. Allora, il security code era il nome dell'antenato più grande della famiglia degli Ashford. Ce l'ho. Ce l'ho. No. Gioco di merda. Vabbè. E allora dai. E allora chiudiamolo. Chiudiamo sta merda. Oh, perfetto. Cioè, perfetto un cazzo. Il sistema di autodistruzione. Fulmi Veronica. Tutte le serrature sono state rilasciate in ordine di aiutare l'expedite dell'evacuation in process. Vai. This facility will detonate in 5 minutes. 5 minutes. Alla faccia. Sì, 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 va bene. Va bene. Merda. 5 minutes. No. No. Vai via. Come sono?
Bene, va bene, ci siamo. Va bene. Ci può stare. 5 minutes. You've made it. Claire. Of course. Come on. Let's get out of here. Let's get out of here. Il cazzo. Madonne. Che schifo. Eccola. What are we gonna do? Far vedere le zinne, che sennò so problemi. Okay. Turn the key clockwise simultaneously on 3. Got it. Va bene. Che okay. Oh madonna, che brutta roba. 1. Dai. Ok. Il cannonazzo. Oddio, sta parte la ricordo. Io ricordo di sto gioco i drammi. Ecco, ad esempio. I'll keep her busy. Just go for the emergency elevator. Beh, sì. Chris, esatto. I can take care of this. Just go. Just do it. You have to make it. Don't die on me. No, non moriamo, non moriamo. Non moriamo. Cheat. Oh, signor. E beh, certo, il tempo. No. Cazzo, ricordo. Boom. Chi è? Suka. Ok. Ok, un cazzo. Ancora. Ancora di drammi ce n'è, quindi va bene. Oh no! Oh no! Un boss di merda! Cioè, concettualmente, questo è anche un bel boss, giusto? Peccato la realizzazione, che è un po'... gnè. Gnè. Allora, di quel che ricordo... teoricamente... Lost! Lost! Teoricamente, se io prendo questo e mi ci appiccico addosso... Ok, bella, 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 bella roba. Com'è? Come stiamo? Caution. Un altro colpetto, mi sa che potrei anche prenderlo. Basta, basta, non mi fido più. Non mi fido più. Va bene. No, vedete, non devi rompere il cazzo. RNG, 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 mi stanno spostando. RNG, che brutta roba questa. Ma... ok. Ah! A caso. Va bene. Ma non è ancora finita! Ma non è ancora finita! Perché la parte che mi spaventa maggiormente è questa. Questa. Ok, ora. Ora. Allora. Ok. Calma. 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 Allora, qui. Va bene. Respiriamo. Non devo tanto puntare su di lei perché si muove completamente a cazzo di cane. Quindi un punto... Madonna, questo è terribile. Questo è terribile. Devo continuare a sparare a ca... Che brutta roba. Com'è? Basterebbe un cazzo di colpo. Per favore.
Sono stato veronicato. Porco Giuda, non ho parole. Lo sapevo. Perché è una merda. Quella roba lì è una merda. Quella roba lì è seriamente brutta. A parte che è passato dall'essere... Com'è? Ah, ho mancato... Che cazzo, sto tiltando. Ora si tilta. E già mi ha fatto girare un po' le palline. Veronica. Ok. Che roba terribile. Che roba oscena, tragica. Che roba tragica. Cioè, inspiegabile. Vabbè. Skippa sta roba perché già veramente mi hai causato l'ulcera. Schippabile, cazzo! Che dramma. E vabbè, di nuovo. E signori, purtroppo è... Questo è. Devo pregare. Quell'ultima fase si prega e basta. Skippa. Pia il cazzo di lancia sbirulini. Veloce. Skippa sta roba. Skippabile, giustamente. Il timer che continua ad andare. Via. Ok. E di nuovo, dai. Tanto. Siamo qua. Previsioni, quante morti per questa merdaccia secca? Tante, io prevedo tante. No, riprendiamo sta roba, riattacchiamoci. Beh, ok. Va bene, ok. Mi stanno spostando loro. Mi spostano loro, gli schifi qua. Posso? Grazie. No, cura. Va bene. Allora. Che schifezza. Concentrazione, lock-in, blocchiamola dentro. Facciamo il lock-in. Del clamoroso in tutta questa roba. C'è del clamoroso. No. Ma hai rotto il cazzo adesso. Fuca! Piatele in culo. Baldracca. Che soddisfazione. Oddio, è finito. Move. Claire. No. Oddio. Che tragedia. Aia, che botta. Ai.
Non mi sono concentrato così tanto nemmeno agli esami di maturità, comunque. Cioè. Ai ai ai. Madonna! Che potenza! Chris! Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now, the only thing left is revenge. Let her go, Wesker! Let her go, Wesker! Fine. Claire! Today's a good day. I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. Chris, la voce! That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did, and be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of STARS. Ma la musica! Vabbè. Remember your promise. Cazzo, i sottotitoli potevano aggiungerli almeno. Say hello to my comrades who you've killed. Aia. I don't know where you get your confidence, Chris. Madonna! Si toglie gli occhiali, sono cazzi! Chi è? Sulle palle. E che soddisfatto. Dio, che fatica. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Dai, Claire. The self-destruct system has been. Ma 5 minuti credo comunque siano passati da un pezzo, tenendo conto. Vabbè. Va bene. Evidentemente non per loro. Vivono in uno spazio-tempo diverso. Con calma, Chris, tanto. Ammazzate da Wesker. Che cattiva violenza. Non sono human anymore. But just look at the power I've gained. Per essere scoppiato, Chris. Magnificent. Don't you think? Magnificent. Che cosa sto guardando? Chi è? Bene, Chris,
Adesso. Le chiappette. Su. Sta meglio di prima. Niente fare. Oddio. Nice try. Wesker. Today's your lucky day. Next time you meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. Sta risata. Bene. Okay. Wesker. Va bene, ho capito, madonna mia. Ti devo far capire di essere cattivo, cioè giustamente. Oh, merda. Chris, where are you? Le mie orecchie! Va bene! Chris! Hey, you know that I always keep my promises. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah! It's payback time! It's payback time! You've got to destroy Umbrella! Now, let's finish this once and for all! Sentilo quanto è... Quanto è convinto! Boom, boom, boom! Panico. No, comunque la host di Code Veronica è bestiale. È bestiale l'host di Code Veronica. E... Madonna! Come... Come... Come tra... Come tra canna, come canna. Madonna! Va bene. E cosa dire? Si chiude praticamente alla perfezione a livello anche di tempistiche. E a gioco rifinito, una valutazione. E tanto figo quanto, per questo necessita chiaramente di un remake. Capcom, come sempre, se ascolti chiaramente tutte le live, Capcom presente. Capcom remake su Code Veronica, cortesemente, gentilmente, ci sta come il pane. Dicevo, è uno dei più, quelli classici, sì, uno dei più fighi, probabilmente il più tosto. Ma piuttosto anche perché a livello tecnico un po' gnegne a tratti. Vedi la boss fight con Veronica, vedi il Tyrant
nell'aereo, quello lo considero purtroppo una porcata, perché sbagliatello, un po' sbagliatello. Siv, ok, probabilmente mi sarebbe piaciuta una boss fight vera e propria, chissà, chissà, magari ci pensano. Ma rimanendo comunque sul fedele, su quello che è Madonna, silenzio. Pelle d'oca. Pelle d'oca. Nell'ipotesi non serve nemmeno ritoccare quella che è la host. Perché, o almeno, mantenerla il più fedele possibile, perché è bestiale. E cos'altro? Vabbè, ho detto è uno dei più fighi, effettivamente. È uno dei più lunghi? È uno dei più lunghi tra i classici? Tanta roba. È stato bello riviverlo, riscoprirlo. E cos'altro? Ringraziamenti speciali. Ma grazie a voi, grazie a voi. E Madonna! No, mi fermo perché giustamente stanno partendo delle hit una dopo l'altra. No, vabbè. Faccio scorrere perché merita effettivamente. No, beh, comunque, a parte tutto, io chiudo con questo. A seguire, giustamente, per quello che può essere l'ordine, c'è quello che, almeno a livello personale, considero non tanto il migliore della serie, ma considero anche il mio gioco preferito, che è Resident Evil 4, quello del 2005, l'originale. Quindi si chiude con questo, a seguire poi si continua con quello. Io, come sempre, ringrazio chi è entrato in live per poco, chi è entrato in live ed è rimasto fino alla fine. Luca, se ci sei, ti ringrazio. Chi recupera il tutto anche in un secondo momento, a parte, tanto sta roba ora viene ricaricata in maniera integrale. Shinji Mikami, tu regali sogni e solide realtà. Mua. E recupero, sì, stavo dicendo, mi sono perso, chi recupera il tutto a parte, perché sta roba ora viene ricaricata su YouTube in maniera integrale. Ringrazio chi supporta anche al di fuori di Twitch e YouTube. Presented by, aspettate, Capcom. Boom, botta finale. Chi supporta al di fuori di Twitch e YouTube anche nella real life. E poi cos'altro? Questo. Poi oh, se questo momento post credit scene. Ok. Ah, Madonna che merda! Madonna, lo potevo nascondere. Che schifo! Allora io penso sia dovuto, Madonna di Santa la Santissimo. Allora penso sia dovuto non tanto al numero di retries, al tempo e al numero di salvataggi. Me la son preso con una calma estrema, come giusto che sia, effettivamente. Retrice 5 ci può anche stare. Di è una pugnalata al cuore. Va bene, ce lo prendiamo. Battle game. Cos'era il battle game? Resident Evil. Oddio, si sta allungando il discorso perché si stanno scoprendo situazioni. Il battle game era...
Una forma di mercenari 2.0? E mi sa di sì, player select. Phil Redfield. 19 anni a Claire qua, ok. Vabbè, è una... sì, è una sorta di... Chris Redfield, 25 anni. Steve Burnside, 17 anni? È minorenne? È minorenne? Ok. Interessante. Mettiamo caso, no? Steve. Third person, first person. Ula! Aspettate. Aspettate. Si sta riscoprendo qualcosa. Un attimo, un attimo, un attimo. La gioia della riscoperta, della sc... Oh, cazzo. Oh, madonna, in prima... In prima persona è un dramma. Ha tutto infinito? Tiè. Madonna, in prima persona. E magari metterla una... Mi sto andando a sbattere contro qualsiasi angolo, perché diciamo che non è propriamente ottimizzato per la prima persona. Però che figata. Ok. Vabbè, sì, è un... No, non è un tanto un mercenario, sembra più un... Ripulisci lo scenario entro un certo tempo possibile, non lo so, una roba del genere. Forza! Boh. Vabbè, vabbè. Ci sta. Ok. Direi che comunque può andare così. E ad ogni modo, tra l'altro non mi fa nemmeno uscire da questo... Porca merda, ma sei serio? Non permette nemmeno di uscire da qui? Che bellezza questo gioco. Va bene. Non posso andare nemmeno al menu per chiudere. Va bene, signori. La stavo allungando un po' troppo come cosa. Come dicevo, ringrazio sempre tutti. Chi entra in live, chi entra per poco, chi recupera a parte, chi non recupera, va benissimo. Prossimo si parte poi con Resident Evil 4, sempre a continuare con l'Evil Saga. La prossima live realmente sarà su... Sull'antologia invece, del Soulslike, sempre si continua con Dark Souls 2. Che dire... Io, come al solito, vi ringrazio e niente. Alla prossima.